Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul Server 2 con Takedown Red Saber, il gioco di cui non abbiamo mai capito nulla, ma quest'anno sembra, qui parlo di dopo anni cioè, abbiamo capito. Dark Souls a questo gioco gli fa una pippa. Abbiamo capito che premendo ESC possiamo leggere che cosa fare nella missione. In realtà pure su Dark Souls premendo ESC puoi capire cosa elimina fare. Il capo scienziato dobbiamo eliminare. Ma perché c'è l'acqua quando inizia e poi se ne va? Allora è importante capire che qui c'è un sacco di gente e ci stanno i pelati. I pelati sono forti su sto gioco. Sì, ma i pelati sono forti sempre. L'uomo pelato. Oh, e non muore! E mori, porca merda. L'hai ucciso tu, scommetto, non io. No, io adesso ho aperto il fuoco per la prima volta e ho ucciso un pelato. Ah, te, porca puttana, ma questa mappa. Sei morto. Dove stavi, scusa? Ero passato avanti. Ma perché passi avanti? Devi aspettare. Cosa? Ma tu c'hai il cecchino, io mi devo avvicinare. Non è a cecchino. Io devo andare a trovare il capo scienziato, fosse l'ultima. Poi ho 3 colpi in goccia, no? Non è morto. Il capo scienziato, ragazzi. Capo palestra. Dai. Porca merda, voglio. Escono dalle fottute pareti, escono. Attenzione. Adesso Redet cerca il capo scienziato, chiunque esso sia. Devo prendere anche. Oh, gli hard disk esterni, eccoli. Grande. Questi bisogna prendere. Guardate Redet che recupera gli hard disk esterni. Non si prende. Che devi fare? Ah, li devo distruggere. Li ho sparato su. Vabbè, ah, giusto, devi distruggerli. Andiamo avanti, ce la faremo. Fammi da intelligence, mi raccomando. Non vedo molto. Ti ho sparato su un braccio. Fai attenzione, a sinistra il corridoio è vuoto. Ma che devo fare attenzione? Oi. Madonna ragazzi, mamma mia. Mamma mia che moria, signori. Sembra di stare dentro Matrix, la gente è uguale. Occhio a sinistra, viene fuori dalle fottute vetrate. Però se ne va per i cazzi suoi. Fortunatamente era più una fuga di... Sì. Oh, rompe il disco rigido in fondo alla stanza. Bravo. Ok. Ti dico. Porca merda, non muore. Non abbiamo ancora rotto tutti i dischi rigidi, la missione non ce li dà. C'è quello che è fortissimo fuori. Tipo un boss di fine livello. Ma ho paurissima. Gli ho sparato sulla spalla e non è morto. Guarda, attento quante... su alle scale. Uomo sulle scale. Prepara una granata. Aspetta. Falla cuocere e poi lascialo andare. Dai Ok. Allora aspetta Giro aspetta. L'angolo con la visuale. Non mi spaventare. Oh, che cazzo. Dietro di te. Sulla passa. Cazzo. Adesso appena sali a sinistra ce n'è un altro in fondo al... Ah, è tostissima sta missione, oh. Ci sono 300.000 uomini. Allora, è più difficile Takedown Red Saber o Rainbow Six Siege? A questo punto no. Non ho dubbio alcuno, guarda. Perché lì ci abbiamo messo un po' perché eravamo sprati. Adesso abbiamo imparato bene a giocare e va bene. Allora, ce la possiamo fare. Ma partiamo... qui sono tre anni che giochiamo fare. Quanto tempo che giochi? 4 anni? 3 anni? No, 2 annetti. Allora, dobbiamo essere tattici. Tattici, più tattici del tattico. Prima di uscire. Prima di uscire, ti stavo dicendo. Esce. Sto riparato, tranquillo. Sì, come l'ultima volta che sei uscito. Non mi dici che sei morto. No, ti ho salvato la vita però. 2 volte. 3 volte. E che cazzo, ma non... Non ti ho salvato la vita questa. Sì, però sei scarso, Ma senti, ma non è possibile. Sei scarso, ma forte. Sei morto. Probabilmente sei scarso forte, vedi tu. E questa ma è la non mappa l'ho visto. Allora, io mi incaponirei questa mappa perché è la più difficile in assoluto. Ma magari le altre sono ancora più difficili e non ci siamo riusciti a vedere. Vabbè, ci riproviamo queste briefing. Allora, noi in però live Sinergo se ne va per i cazzi suoi. Ma che cazzi capire suoi? Che è difficile. Ma non possiamo avanti. Rimanere tutti e due là. Dobbiamo fare un passo per volta. Oh. Ma se rimaniamo fermi, abbiamo una sola linea di tiro. Dobbiamo rischiamo solo che ti uccido. Non è vero. Dobbiamo essere. Non so. Tipo. Dobbiamo affacciarci, mettere la faccia fuori.
Ok, non c'è nessuno qui. Cazzo che ti frega, non c'è nessuno. È ammazzato. Mo sì. Ok, anche quello in fondo è morto. E quello è più pericoloso perché non lo vedi ma muori. C'è un altro che ha appena attraversato la strada. Eh sì, ma che cazzo! Sei morto? No, no. E non muore! E non muore lui. Madonna, che mi è passato davanti ed è morto. Oh! Madonna! Non spara più! Come sa? Mi si è buggato, non ricarica, non spara! Ma apposta, via. Almeno fai che ne so, da bersaglio umano. Ah, attenzione. Non corre, non fa più niente. Si sono inibiti tutti i controlli. E muori, cazzo, butta maledetto. Oh, chi cazzo è che mi sta sparando? In fondo al cortile. Gli sto andando incontro per farmi uccidere. Ma ragazzi, non potevo giocare più. Mi si era buggato il gioco. Sei morto? Eh sì, per forza, non posso sparare, non posso correre, non mi posso... Dai. Ma guarda. Oh, ce n'è un altro dietro la porta d'ingresso, attento. Io corro. Bravo. Però non muoiono, non... È difficile sta missione, veramente. Bravo. Cambierò tattica, andiamo a prendere lo scienziato. Troppo difficile, veramente. Ragazzi, troppo difficile. Vabbè, però stavolta abbiamo avuto un malus. Ma scusa, ma il capo scienziato forse è un boss? No, il capo scienziato credo che sia qualcuno con una tuta. Perché sta missione ci sta la gente con le tute. Secondo me invece è... Ma bisogna ucciderlo? Sì, e dobbiamo piazzargli delle prove come tutti, come fanno tutte quante le forze dell'ordine, no? Prima ammazzano un presunto boss e poi ci piantano le prove sopra. Così è più chiaro che hanno ucciso un boss. Giusto. Corrispondere iniziare, si inizia un altro HQ, un'altra volta contro questi maniaci omicidi che riescono a shottarti da distanze in vere conto. Noi forse dovremmo scegliere un altro punto di inserzione, perché qui siamo veramente alla mercé di qualsiasi tiratore scelto. Anche questo come punto di inserzione, come scelta proprio, è una merda. Però, tant'è, noi la facciamo sempre. Allora, scendiamo giù, tanto giù il punto di inserzione. Attenzione. A proposito, oh, non muore, non muore. Porco due, ma ti rendi conto? Sei morto? Sì. Vabbè, ragazzi, faccio la intelligence. Vabbè, tanto quello lo lascio là, morirà di vecchiaia. Sono troppi, sono troppi. Ma non si tratta che sono forti. Sono troppi. No, sono troppi. E sono troppo forti. Sono troppo cecchini. Sono tutti cecchini. Cambiamo punto di inserzione. Cambiamo sto punto di inserzione. Non penso servirà a niente. Ho capito, ma iniziamo nella piazza rossa qua. Punto di giù. Lancio. Cioè, siamo alla mercé di tutti. Siamo nel nulla, senza coperture. E loro ci hanno vetrate su vetrate. Senza coperture. Siamo in pericolo. Oh, dai, se sei più contento. Ma vedrai che riusciamo ad andare un po' avanti. Chi è che spara? Sì, che cazzo. Così impari a correre avanti senza... Dio, ma perché non mi prendi i controlli? Così l'odio. Impari l'odio a spararmi alle spalle. Odio sto gioco. Cioè, io ho impostato lo sprint su shift e non funziona. Perché non sei degno. Porca troia, queste... Madonna che non muore, non muore, Dio non muore. Cioè è scappato, l'ho rivelato, guardate quanti colpi sulla ringhiera. Gli abbiamo sparato un milione di colpi e lui niente. È scappato. Salvo poi morire. Niente. Scusa un attimo, io faccio una cosa, può sembrare un po' estremo come gesto, ma... Madonna mia, oh, è svenuto. Cioè, ma tu stavi davanti a me e mi hanno ucciso. Scusami, stavi di fronte a me. La mia scena è di fronte a lui e mi hanno ucciso. Ok. No, comunque pure da qua è difficile. Perché vedi, ci sono delle parti dove esci, ti trovi 3000 persone una dietro all'altra.
E non c'è, non c'è modo. Piano. Potrebbe esserci lo scienziato boss di fine livello. Guardate come, come si inergo il guardingo, anche detto mandingo per gli amici. Sto cercando in qualche modo di evitare la colluttazione. Ma fanculo. Intanto rompe un disco rigido. Ha davanti, davanti a sé due persone. Una persona sicuramente che è scesa. Ma da dove? Dammi da sotto, sotto, sotto alla discesa. Ok, quello è andato. Quello non era, ce n'è un altro in fondo sotto. Quindi non ti affacciare di lì, fatti fatti, okay, tuoi, vattene. Vado dentro qua, che magari c'è un disco rigido. No, i dischi rigidi li abbiamo visti tutti e due, stanno dall'altra parte, tanto non cambiano. Ok, questa è una cosa buona. Quindi sappiamo che un disco rigido è qui. Tutto rigido. Sono coperto qua? A sinistra, a sinistra c'è un po' di Serben. Puoi entrare, poi se ti affacci un altro po' io riesco a vedere, non c'è nessuno, puoi andare. Ho distrutto un altro disco rigido del Serben. Ma quanti cazzo ce ne sono? Sono minimo 4. Vai. Non corre più. Ma se sei rosso non corre, no? No, sono verde. Sei verde? Allora non lo so. Piano, fammi guardare, mi dammi un attimo. Ok, non c'è nessuno. Io là ho visto qualcuno a destra. Ma io rientrerei, fossi in te rientrerei. Sali al prossimo livello. Attenzione, piano. Ma quella porta si può aprire? Questo è uscito, non l'ho visto proprio. Madonna, si è generato. Vedi un po' se si può uscire da quella porta. Non creato, dalla stessa sostanza del padre. Allora, occhio perché qui è una piccionaia. Ma che cazzo, ma... Per l'appunto. Ragazzi, è la missione più difficile della storia dei videogames e io non ancora riesco a settare i comandi. Non lo so, non lo so, ragazzi, è brutta questa missione, ma ce la faremo. Ormai ci siamo incaponiti, finché non la finiamo, non andiamo avanti. Facciamo solo questo, per sempre. Forever and ever. Porca troia. Vabbè, ci vediamo nel prossimo gameplay. And ever.